Salve a tutti ragazzi, un saluto da me e te, bentornati sul mio canale, bentornati con la nostra visuale europea di un'Europa pacificata per la nostra campagna di Hearts of Iron 4 Novum Vexillum con l'Italia. Mamma mia, nello scorso episodio una guerra lampo contro la Russia ha finalmente permesso di portare la pace sul continente europeo. Deo grazia. Oggi però abbiamo nuove problematiche in Medio Oriente con la guerra iniziata dall'Iran per soggiogare l'Arabia Saudita e soprattutto siamo davvero ormai vicini alla formazione della nostra Federazione Europea. Mancano praticamente 220 giorni, meno di un anno, ragazzi, meno di un anno e la nostra federazione potrà nascere. Prima di iniziare, permettetemi, come sempre, di fare i dovuti ringraziamenti ai miei consiglieri dello scorso episodio. Un ringraziamento a tutti voi anche a schermo per le vostre opinioni, i vostri suggerimenti, punti di vista e discussioni che facciamo ogni episodio insieme nei commenti. Grazie davvero a tutti voi per partecipare. È sempre bello condividere le diverse opinioni e punti di vista. Ma oltre a questo, permettetemi anche di dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti al canale. Un ringraziamento anche a tutti voi, benvenuti ragazzi per esservi uniti alla nostra famigliola. E detto questo, direi andiamo ad analizzare alcune piccole cose e poi dobbiamo partire, perché in questo episodio voglio riuscire a raggiungere delle cosucce carine, interessanti insieme a voi. La prima da farvi notare è che in Medio Oriente, come appunto vi accennavo, l'Iran ha attaccato l'Arabia Saudita. Ma c'è un piccolo problema, perché io sono andato un attimino ad analizzare la situazione e della nostra federazione medio orientale, il principale leader della fazione e Israele. Israele, come vedete, è una realtà molto piccola ed è davvero molto vicino all'Arabia Saudita. Questo significa che nel caso in cui venga inserita nel conflitto tutta la federazione medio orientale, per come funziona Hearts of Iron 4, se l'Arabia Saudita riuscisse ad eliminare in maniera chirurgica Israele, beh, allora avremo dei grossi problemi perché probabilmente gran parte della federazione, dell'alleanza e della guerra collasserebbe dando la vittoria all'Arabia Saudita. Sarebbe poi decisione dei singoli stati che fanno parte della federazione, decidere se accettare anche loro la pace, nel caso in cui non siano interessati a una guerra, oppure continuare separatamente il conflitto. Però l'Arabia Saudita così potrebbe forzare una pace molto velocemente nel caso dovesse riuscire ad eliminare Israele in maniera chirurgica. Questo dovremo vedere effettivamente che cosa comporterà nel caso in cui ovviamente il conflitto dovesse espandersi. Al momento è ridotto a questi due stati, vediamo cosa significherà. Anche perché l'Arabia Saudita al momento, mamma mia ragazzi, ha da 77 a 107 divisioni, non ha pressoché manpower per considerare il tutto, perché si tratta, vediamo un pochino, ha già l'extensive conscription, c'è da dire, però ha una economia in booming economico, tasse basse. Per quanto riguarda invece le realtà intorno, allora l'Iran è allo stesso livello, ha davvero un sacco di manpower, però l'economia è più debole. La Siria ha pochissime unità a causa della guerra contro la Russia. Israele, idem. Libano, davvero pochissime. Iraq, idem, però comunque messe insieme diciamo che potrebbero andare a compensare quantomeno. Quindi va bene. Nel frattempo le nostre truppe si stanno spostando, come vi ricordate nello scorso episodio, stanno andando a Vladivostok, ovviamente con le ferrovie, mentre per le nostre motorizzate ho rilasciato l'ultima motorizzata che adesso si sta allenando, siamo tornati a 24. Vediamo qui se abbiamo qualcosa di interessante, potremmo fare paratrooper, ma direi di no.
va bene. Nel frattempo, per il recruitment, abbiamo il 98% pronto, la divisione di fanteria per la nostra brigata corazzata, e ci mancano davvero pochissimi chassis dei tank, però teoricamente dovrebbero essere pronti. Va bene, allora facciamo partire il nostro timer mentre i nostri uomini iniziano a tornare in patria, vediamo un po' come va la situazione. E con il completamento dei Field Hospital di livello 3, vi faccio subito notare che abbiamo l'inserimento del conflitto di l'intera Federazione Medio Orientale, compresa l'Ucraina. Quindi a questo punto bisognerà vedere se si saranno preparati a dovere, sebbene comunque sono una federazione debole a causa della lunga guerra contro la Russia, oppure il regno dell'Arabia Saudita riuscirà a eliminare quantomeno velocemente questa federazione. Sono circondati, quindi dobbiamo vedere bene che cosa comporterà questa guerra nel dettaglio. Andiamo a vedere un po' anche noi cosa possiamo completare, perché abbiamo davvero un po' di difficoltà al riguardo. 2016, quindi questi sono davvero molto avanti nel tempo, quindi qua non possiamo fare niente. Dal punto di vista dell'engineering, questo ci permette solo di avere i reattori nucleari, quindi nel dettaglio non ci dà molto. Questo ci dà le radar station avanzate, utile ma anche no. E tra l'altro, ragazzi, vi volevo far notare la convenienza della rush che abbiamo fatto inizio game per quanto riguarda l'aviazione, perché noi ora siamo in una situazione critica per quanto riguarda l'aspetto industriale, come voi ben sapete, perché questo ha comportato un blocco a livello industriale per la produzione militare di aerei e navi. Con il rush che abbiamo fatto a inizio gioco, noi adesso siamo nel 2012 e potenzialmente noi siamo riusciti finora ad utilizzare un'aviazione molto più avanti nel tempo rispetto ai nostri avversari nelle varie guerre, avendo un grosso vantaggio aereo, permettendoci quindi di compensare un esercito limitato. Ora, sebbene noi siamo molto in difetto, continuiamo ad avere un'aviazione a livello degli altri, perché comunque, se notate, il prossimo passaggio è nel 2018, quindi per altri 6 anni riusciamo quantomeno ad avere un'aviazione come abbiamo noi ora, sebbene non ne riusciamo a produrre altre, ma riusciamo ad avere un'aviazione comunque alla pari. Quindi siamo davvero riusciti al pelo ad approfittare della produzione massiva a inizio game. È stata un'ottima scelta. Vediamo un po' la marina, anche questa la evitiamo perché purtroppo non abbiamo risorse per produrre. Questo 3 anni in avanti direi evitiamo, questo addirittura ancora più, questi 2020 neanche stiamo a parlarne. E ragazzi, è un bel casino, dobbiamo per forza andare a prendere qualcosa di grosso. Quindi io a questo punto direi andiamo a prendere questo, che ci può dare un bonus per la nostra meccanizzata e la fanteria. Perfetto, molto molto bene. E signori, attenzione perché la Cina ha appena deciso di dichiarare guerra alla Malesia, entrando quindi in conflitto con Thailandia, Malesia e sembrerebbe anche Giappone e Canada. Attenzione perché il Giappone ha deciso di proteggere la Malesia e con l'attacco contro il Giappone, purtroppo la Cina è andata a dichiarare guerra quasi sicuramente anche alla NATO. Quindi la Cina, eccola qui. Si è ufficialmente messa in una bruttissima situazione da sola. Voleva cercare di andare, infatti abbiamo qui la Malesia che entra nella NATO, voleva cercare di espandersi a danno di Filippine e Malesia, ma il Giappone ha detto nope. Quindi anche qui purtroppo la Cina era indipendente, sì, era socio-liberale. Però purtroppo mi sa che la Cina adesso verrà un attimino riscritta dal punto di vista territoriale. Per quanto riguarda qui la nostra situazione, devo dire che prosegue molto bene per l'Arabia Saudita, perché se vedete, l'Arabia Saudita è riuscita a espandersi enormemente a sud,
ufficialmente messo un piede in territorio israeliano nella regione di Negev, quindi bisogna vedere effettivamente se riuscirà a schiacciare Israele velocemente oppure no. In quel caso noi continuiamo, ragazzi, ad aspettare. Le nostre truppe stanno ancora arrivando a casetta, ci vogliono ancora 20 giorni, quindi noi continuiamo ad andare avanti e vediamo un po' cosa ci porta il futuro. E andiamo a terminare anche la Logistic Company di livello 3 per i nostre meccanizzate. Ora bisognerà anche qua continuare il solito discorso che dicevamo prima. Che cosa andare a fare? Purtroppo le scelte sono davvero molto limitate. Quindi, visto che dovremo andare a ricercare qualcosa che sarà sicuramente avanti nel tempo, vediamo quello che ha meno malus. Al momento sembra che nel reparto fanteria, per così dire, abbiamo 800 giorni di attesa, che sembra essere quello con punteggio inferiore. Se no potremmo avere questo piacevole bonus per quanto riguarda l'artiglieria da 718, che potrebbe essere un'ottima cosa. Quindi io vi direi, andiamo a ricercare un po' di speed per la fanteria appiedata o il Land Knight Attack. Beh, oddio, noi abbiamo dei problemi col fuel, vi direi andiamo a prendere della speed, che questo sono solo 675 giorni e mi sembra la cosa migliore. Con loro invece l'automatic rifle andiamo a prendere. Oh, molto bene, la Finlandia si è unita alla nostra alleanza, perfetto, la cosa mi dà molto molto piacere. Quindi andiamo a fare anche questa, perfetto, e con gli ultimi due giorni poi puntiamo a fare, potrei fare qualcosa del genere perché aumenta il cap, perché questo cosa ci permette di avere? Ah, ok, perdiamo meno quando cambiamo la linea di produzione. E questo ce ne dà 5. Questo ce ne dà sempre 5, però questo ci permette di tenere a 10. Allora, io direi che questo, secondo me, è la cosa migliore. Andiamo a prendere questo, molto bene, e continuiamo col nostro percorso. E il 27 luglio abbiamo le Olimpiadi di Londra del 2012, che ha portato gli Stati Uniti a essere il partecipante con più vittorie, seguite dalla Cina e dai britannici. Quindi tutto sommato va bene. La situazione qua sul fronte continua a essere stabile, sebbene comunque ci sia un nuovo attacco da parte dell'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita sta continuando ad avanzare qui, ma resta stabile, sebbene comunque sia in vantaggio. Per quanto riguarda la Cina, beh, brutta news per la Cina, perché il Giappone è ufficialmente sbarcato e quindi sta iniziando a erodere terreno già nella zona ricca cinese, piena di città particolarmente produttive. E attenzione, ragazzi, perché la Finlandia ufficialmente va a formare la Grande Finlandia, principalmente dovuta al fatto che abbiamo sì i socialdemocratici, ma perseguono, come vedete, una strategia politica fortemente aggressiva, e questo ha permesso la formazione di un'unione chiamata del Sur Suomi, che viene tradizionalmente tradotta come la Grande Finlandia. Ah, molto interessante, non so se effettivamente questo permetterà anche un cambio di tag o meno, però vediamo, molto interessante. E il 24 di agosto, ragazzi, finalmente abbiamo la fine della guerra in Cina. Andiamo un po' a vedere questo cosa comporta. Ok, allora, abbiamo sempre la Cina che mantiene la stessa identità, sebbene comunque abbia... Perché qua c'è la stessa gente uguale? Allora, sembrerebbe che sia stato forzato un rivoluzionario democratico al governo. Dal punto di vista della legislazione, mi sa che è esattamente identico.
politica e invece no, è stata obbligata non più a essere una vera e propria autocrazia di partito, ma uno stato libero. Sebbene comunque al momento ci sia un solo partito al governo, un riformatore è stato inserito all'interno del governo per cercare di migliorare la situazione politica interna. Per quanto riguarda il resto, allora, cambiamenti territoriali, abbiamo un'importante enclave giapponese nella ricchissima zona, come vedete, di Jiangsu, Nanjing e Zhejiang. Il Giappone si è abbastanza rotto le palle delle cazzate della Cina e ha detto benissimo, ok, per la seconda volta fai guerra, benissimo, questa volta adesso io mi prendo delle regioni ricche, anche perché abbiamo visto che il Giappone era quello che aveva invaso la Cina, quindi se l'è potuta permettere. La capitale è rimasta sempre a Pechino, ma cosa molto interessante, vedo che le Filippine si sono prese la regione di Hainan, ma che Hong Kong si è espansa leggermente, andando a prendere anche principalmente questa regione qua. Bene, interessante, piacevole che comunque Hong Kong abbia avuto particolare rilevanza anche nella guerra, gli è stata concessa questo territorio. Tra l'altro, vedo che l'Indonesia è ancora in guerra, è ancora in guerra contro di loro, quindi anche qua probabilmente avremo un continuo della guerra. Vediamo che cosa comporterà nel dettaglio. Nel frattempo, qui, come vedete, la situazione è pressoché stabile e per quanto riguarda invece la nostra di situazione, abbiamo circa 80 giorni prima del One Europe. Ragazzi, siamo molto vicini. Sono fiducioso che questo episodio lo riusciamo a finire con il One Europe. Nel frattempo, le nostre truppe, guardate come si stanno addestrando in maniera efficace e per la dichiarazione di guerra, come vedete, ci manca circa un mesetto. Quindi anche qui dovremmo riuscire a capire che cosa sarà meglio fare. Nel frattempo possiamo avere un ulteriore bonus per qualcosa legato o alle armi, o alle navi, o agli aerei, o all'elettronica e all'industria. È solo un punto di avanzamento. Ok, mio Dio. Allora, sarebbero 8 anni di electronics e industry. Quindi, industry. Oh cazzo, no! Cosa ho scelto? No! Che cosa ho scelto? No! Raga, ho miscliccato! Oh no, non ci credo! Cosa ho scelto? Vabbè, l'aviazione. Ok, ho scelto l'aviazione. Poteva andare peggio, ragazzi, poteva andare peggio. Ho scelto l'aviazione per puro errore, ma poteva andare peggio. Va bene, ok, porca miseria ladra. Volevo valutare se poteva avere senso prendere questo che ci permetteva di avere Max Factory in a state. Vabbè, pace, va bene così. Ok. Allora, ragazzi, direi andiamo avanti, vediamo come va la situazione. Intanto la nostra fanteria, come vedete, è già palesemente tutta completamente addestrata e adesso dobbiamo solo aspettare. Intanto qua il conflitto in Medio Oriente continua e ci manca davvero poco, ragazzi, circa 40 giorni per il One Europe. Signori, ci siamo! Visuale ristretta One Europe, 698 su 700 giorni per finalmente completare questa nostra Focus 3 dell'Europa. Quindi scopriamo insieme questa federazione europea, 698 su 700, 699 su 700 e ufficialmente l'11 novembre 2012 abbiamo il One Europe. Yes! Bam! Bam, signori! Eccola qui! Federazione Europea raggiunta! Mi dispiace un sacco che purtroppo non sia blu, lo ammetto. E andiamo subito a vedere questo cosa comporta. Regno di Svezia lascia l'Unione Europea.
Ok, la Spagna accetta, la Polonia rifiuta, il Lussemburgo accetta, la Lituania rifiuta, Lettonia accetta, l'Islanda pure, Olanda e Grecia idem, anche la Germania accetta, la Francia pure, la Finlandia, la Danimarca e la Repubblica Ceca idem, il Belgio pure e signori! Yes! Bene, con qualsiasi paese crea l'Unione Europea. E signori, eccola qui la nostra bellissima Unione Europea. Bella, molto, molto, molto bella. Andiamo a vedere un pochino le fazioni. Abbiamo nella fazione anche tutti gli stati ad est. E potentissima, abbiamo una federazione europea. Oltremodo bloccata, possiamo dire, da Berlino in Oriente, ma cosa molto interessante, abbiamo una vera e propria alleanza europea che si estende fino alle porte con la Russia, una vera e propria alleanza europea che stringe a sé gli stati europei. Una federazione africana interessante con gli stati di Bulgaria e Macedonia, perché non si sa bene. Ok, però va bene. Ma signori, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Bellissimo, bellissimo. Ora però viene la parte brutta. Voi direte perché? Perché abbiamo da aggiustare tutte queste truppe e queste unità. Mio Dio, ragazzi. Sarà una cosa lunghissima da fare, sarà una roba lunghissima da fare. Abbiamo una nuova bandiera e se andiamo a vedere il recruitment, guardate quante dannate truppe abbiamo da fare. Oddio! Va bene, ok, ci sarà davvero molto molto da fare. Per quanto riguarda la nostra marina, mamma mia, che casino la marina, ragazzi! Mamma mia, che casino! Per quanto riguarda le risorse, vado a rubare anche le risorse degli altri stati? Sì! Vado a rubare anche le risorse degli altri stati? 736.000 di fuel! Sì, cazzo, dai! Dai! Abbiamo anche 878 factories con ben 50 mils in uso, ma guardate che bellezza, con una potenza di 389 mils da utilizzare e ben 94 dockyard, ragazzi, siamo una vera e propria powerhouse. Abbiamo però zero disponibili perché non ho ben capito come mai le civilian sono tutte in uso, ma ok. Va bene, abbastanza perplesso a questa cosa, ma vedremo un attimino bene come studiare il tutto. Abbiamo una marina che pressoché sarà la prima al mondo. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Questa cosa mi emoziona a bomba, a bomba. Mi dispiace un sacco che purtroppo non possiamo andare a inserire nella Federazione Europea il Regno di Svezia e Norvegia. Oddio, potremmo andare anche a buttarli fuori dalla fazione e attaccarli. Però non vorrei che poi si andassero magari ad alleare con la NATO, visto che la NATO è in Europa, e andremmo a creare delle problematiche. Quindi, secondo me, un dispiegamento politico come questo può essere bellissimo. Io ve lo dico, ragazzi, sebbene la Federazione Europea in realtà ufficialmente riguarda solo questa zona qua, io però la vado a considerare come questa zona invece verde. L'alleanza di Berlino ufficialmente in realtà sarà la nostra federazione europea perché è composta anche da dei stati satellite nostri alleati. Ora dovremo però capire quale sarà il nostro passaggio successivo. Secondo me le opzioni sono due: o vedere come
termina questa guerra contro l'Arabia Saudita da parte della Federazione del Medio Oriente e decidere se andare ad attaccare i rimanenti, così che riusciamo a inglobare anche un'Ucraina democratica all'interno della Federazione europea, e quindi anche magari la Turchia e l'Egitto potrebbe essere una cosa interessante, oppure magari andare ad aspettare che l'Algeria vada a sconfiggere il Marocco, dichiarare guerra loro e andare quindi così passivamente a inserire Bulgaria e Macedonia nella Federazione Europea con un'alleanza. Fatto quello, magari potremmo vedere se andando ad attaccare i Balcani la NATO li garantisce. In quel caso, allora ci prepariamo per il grande scontro di fine game contro la NATO, però dipenderà un po' dalle scelte che vorrà fare nel dettaglio la NATO. Credo, ragazzi, che questo episodio potrebbe fermarsi qua, perché dobbiamo davvero ristrutturare l'aspetto militare a un botto. Davvero c'è un botto di roba da fare e credo che la cosa migliore sia farla off game. Datemi dei consigli al riguardo, perché non ho mai fatto, questa è stata forse la prima volta che sono riuscito a raggiungere un livello così alto di conquista e creazione di una nuova tag. Quindi ditemi voi in questi casi normalmente come si tende a giocare a livello di meta, se utilizzare i nostri template, cancellare le truppe oppure tenerle e cambiarle solo facendole allineare con i nostri template, creando un esercito più corposo. Ditemi voi come funziona il tutto. Cercherò adesso di capire anche come mai abbiamo 394 di civ ma 0 disponibili, così che magari possiamo utilizzarli anche per andare a commerciare. Non l'avevo notato, ragazzi, ma abbiamo un manpower di 4 milioni di uomini. Spettacolare, spettacolare, bellissima, semplicemente bellissima questa federazione europea. Dobbiamo anche capire il nostro focus nazionale adesso dove deve andare a parare, perché abbiamo finito quello militare, abbiamo finito quello politico e abbiamo finito quello italiano. Dobbiamo adesso un po' capire se questo path magari ci permette di inserire anche l'Est Europa all'interno della nostra alleanza, oppure no, quello dobbiamo ancora un attimino vedere un po'. Certo, potremmo anche andare a inserire il Messico magari nell'alleanza e quindi poi andare a ignorare l'alleanza con gli USA e cercare quindi di utilizzare il Messico come una base d'attacco a danno americano. Però, ragazzi, dobbiamo vedere, le opzioni davanti a noi davvero sono pressoché infinite. Detto ciò, direi che ci possiamo salutare. Ditemi bene nei commenti quali sono, secondo voi, le decisioni migliori da attuare per il nostro prossimo sviluppo politico-militare. Cosa dobbiamo fare tra magari attaccare il vincitore della guerra tra Arabia Saudita e Federazione Medio Orientale, attaccare magari il Regno di Algeria e quindi pensare un po' così, oppure puntare ai Balcani vedendo un po' la reazione contro la NATO? Secondo me, meglio aspettare un po' con la NATO, perché dobbiamo anche lì capire un po' come organizzarci. E soprattutto anche datemi dei consigli su come teoricamente uno si deve adattare per quanto riguarda la ristrutturazione dell'esercito quando uno ha una tag completamente nuova, così come l'abbiamo appena creata noi, con un sacco di truppe da riorganizzare. Mi raccomando, ragazzi, aspetto le vostre opinioni, i vostri punti di vista, non vedo l'ora di leggervi nei commenti e festeggiamo insieme questa volta con un nuovo copertina di chiusura. Benvenuta alla Federazione Europea. Ciao!